Di volley, perché ci concentriamo sul volley femminile. Buonasera Marco, intanto Buonasera Luca, a te e ai tuoi ospiti. e ben trovato. Beh, insomma, è stata una settimana molto importante per il volley italiano, con la splendida vittoria di Conegliano contro Istanbul. E che cosa significa il successo di questo volley di provincia, ma capace di vincere quattro titoli quest'anno, compreso quello più importante di tutti? Com'è nata questa cosa? È nata con una grandissima programmazione da parte di un intero territorio, perché non è soltanto la piccola Conegliano, naturalmente, ma è un po' tutto il territorio del Prosecco e non solo, perché ci sono davvero tantissime imprese che gravitano intorno a questa zona e tutte ci hanno creduto all'intuizione dei due principali esponenti, che sono i due co-presidenti Garbellotto e Maschio, che hanno delle aziende molto, molto importanti e che sono riusciti a radunare intorno a questa squadra e al loro progetto centinaia davvero di piccoli sponsor che anche con piccole cifre hanno comunque sostenuto questa impresa che davvero possiamo definire territoriale. C'è un altro grosso sponsor che è Antonio Carraro, che è quella che ha accompagnato tutto il cammino di Champions della squadra, c'è la famiglia Polo e al di là di loro, che no, sono quelli che si sono esposti anche economicamente in maniera più pesante, più importante, c'è tutto questo territorio che davvero si è stretto intorno a loro e questo permette ovviamente ad un territorio comunque di suo già certamente piuttosto florido da questo punto di vista di affrontare questa stagione nonostante le difficoltà della pandemia, nonostante non si potesse avere pubblico nei palazzetti, riuscendo ad arrivare a questi risultati clamorosi. Senti, Marco, dal punto di vista, visto che noi ci occupiamo anche di sport in prospettiva olimpica, no? Dal punto di vista della nazionale azzurra, aver visto il trionfo di Conegliano con una Paola Egonu così dirompente, addirittura 10 punti su 15 nel tie-break decisivo, che cosa ci racconta in chiave di ambizioni per la nazionale azzurra? Che le ambizioni sono fondate, perché l'ossatura di Conegliano sarà praticamente l'ossatura della nazionale, dall'inquadrata Mochi De Gennaro alla giovane Far, appunto a Paola Egonu, a Folì, a Silla. Sono tante le ragazze di Conegliano che Mazzanti ha già chiamato o chiamerà a breve per unirsi al gruppo che disputerà prima la VNL, poi appunto le Olimpiadi e infine gli Europei in questa stagione molto, molto intensa. Quindi certamente possiamo fare un grande affidamento su questo gruppo per arrivare molto lontano. E poi chiaramente Paola Egonu è davvero l'elemento in più, la ciliegina, la ciliegiona su questa torta già molto gustosa. Paola è attualmente assolutamente la giocatrice più forte del mondo, l'attaccante più forte del mondo e quindi ci aiuterà tantissimo. E tra l'altro lei ha appena rinnovato con Conegliano, ha avuto offerte proprio dalla Turchia molto molto interessanti. Il suo contratto è stato rinnovato a cifre importanti, si parla di circa 700.000 euro l'anno, che per la pallavolo non sono assolutamente pochi. E lei ha rinunciato a qualche cosa perché in Turchia avrebbe guadagnato anche di più, probabilmente andando a fare cifra tonda. Ma grazie allo sforzo della società di Conegliano, ha deciso, anche appunto rinunciando a qualche cosa da un punto di vista economico, di rimanere in un gruppo che lei ama, in una realtà che lei ama, nel campionato probabilmente più competitivo del mondo, anche rinunciando appunto a qualche cosa e rimanendo anche in Italia, lei che comunque è molto giovane e avrà tempo e modo per monetizzare. Tra l'altro la vittoria in Champions permette di pagare buona parte di questo ingaggio, quindi da questo punto di vista Conegliano con la vittoria di sabato scorso si è messa al riparo anche sotto questo punto di vista. Grazie Marco Fantasia, speriamo naturalmente che allora le nostre ragazze possano fiorire anche in azzurro, continuare a fiorire perché insomma tante cose belle già ce le hanno regalate. Ciao Marco, grazie. Le seguiremo tutta l'estate, grazie a voi. Ciao Marco Fantasia, adesso